Anche per la CX3 è arrivato il momento di un restyling, sposa le linee introdotte con la Mazda CX-5, quindi una calandra più verticale rispetto al passato, ma anche un totale ridisegno della parte bassa con questa parte cromata che tende a svilupparsi anche all'interno del faro che è stato rivisto nelle forme con l'introduzione di una nuova firma luminosa LED, anche di un proiettore ovviamente full LED, ma anche di una parte vitrea qui all'esterno decisamente più liscia rispetto al passato. Viene rivista anche la parte bassa con l'introduzione dello splitter e una parte cromata che viene ripresa anche nella zona laterale. 4,27 m, 2,57 m di passo, sono nuovi anche i cerchi da 18 pollici, come al solito nella zona laterale ci sono delle forme che tendono a sottolineare un'idea di forza, tendono a sottolineare un'idea di grande lavorazione delle fiancate. Anche dietro viene introdotto un nuovo gruppo ottico che è stato rivisto anch'esso nella parte luminosa e viene introdotta anche una parte bassa in cui spicca la presenza del doppio scarico di questo estrattore dell'aria, mettiamola così, simulato. 366 litri di bagagliaio, frazionamento 60-40, c'è un po' di spazio qui sotto, l'illuminazione è solamente qui nella zona laterale, secondo me manca una presa 12 volte che potrebbe essere utile per l'utilizzo della vettura tutti i giorni. Vi faccio vedere come è fatta dentro, apertura keyless, il pannello porte direi che è disegnato con cura, anche se i materiali nella parte alta sono un po' duri, ma si rifà la CX3 con questa alcantara con cucitura tono su tono e poi questa pelle con cucitura a contrasto. Bella anche questa simil fibra di carbonio, mi piace molto anche l'alluminio spazzolato. È stato rivisto anche il sedile nella composizione interna, c'è uno schiumato diverso, ci sono sempre due memorie e la possibilità anche di regolare elettricamente la posizione del sedile stesso. Impianto audio della Bose, quindi siamo al top di gamma per quanto riguarda l'allestimento di questa CX3. Il cruscotto è disegnato con uno sviluppo prevalentemente orizzontale, bella anche l'alcantara qui che ci corre al centro proprio per dare un'idea di maggior larghezza a questa vettura, che comunque è compatta nelle dimensioni. Per quanto riguarda il display, è montato a sbalzo, la novità di Mazda Connect che ora introduce Apple CarPlay ed Android Auto. Come al solito c'è una strumentazione mista analogico digitale, doppio display monocromatico laterale, la velocità anch'esso su un piccolo display, e poi il contagiri invece è analogico e devo dire che mi piace moltissimo. E poi c'è il solito patellino, eccolo lì, spero che si veda, con le indicazioni della velocità della navigazione, poi viene riportata anche la distanza del cruise control adattivo che vediamo qui, ma è una delle novità di questo modello alla stregua di tutti gli elementi di sicurezza che migliorano quella che è la appunto l'utilizzo giornaliero di questa CX3. Saliamo anche dietro, 2,57 m di passo non dovrebbero assicurare un'abitabilità da primato, ma comunque tutto sommato ci si sta. Il sedile anteriore è regolato sulla mia posizione, come vedete tocco con le ginocchia qui sul sedile davanti, di spazio comunque tutto sommato ce n'è anche se non è eccessivo. Direi che non è il suo forte lo spazio nella zona posteriore, neanche del bagagliaio, però è arrivato il momento di guidarla su strada questa nuova CX3 con la motorizzazione 1.8 turbo diesel completamente nuova da 115 cavalli, andiamo a vedere. Ed eccoci al volante della nuova Mazda CX3. In realtà si tratta di un restyling, l'avete visto prima nella parte statica, ma per quanto riguarda la parte di guida è molto cambiata, e non è un caso che i tecnici giapponesi abbiano scelto questa strada in salita tutta bella tortuosetta per farcela guidare. Molto più precisa di avantreno, si comporta meglio lo sterzo, è stata ridotta la barra stabilizzatrice, ma allo stesso tempo sono stati adottati degli ammortizzatori più generosi rispetto al passato, quindi l'avantreno è cambiato da un punto di vista di dinamica, di funzionamento, e questo si traduce in una macchina più piacevole da guidare, che asseconda meglio le curve e che sfrutta meglio la furbata del G-Vectoring. Il G-Vectoring è il sistema elettronico che permette alla vettura di gestire la coppia, ovvero nel momento in cui vado a dare angolo di sterzo il gas che state dando magari in modo costante si alleggerisce, e questo permette di dare carico sull'avantreno. Dare carico sull'avantreno, soprattutto in situazioni di scarsa aderenza, vi permette di girare più forte in curva, vi permette di appunto avere più aderenza e soprattutto avere una macchina più precisa e sicura. È una bella feature questa elettronica che lavora ovviamente a stretto contatto con i sensori dell'SP e lavora a stretto contatto con tutta l'elettronica che è stata inserita in questa nuova Mazda CX3, a partire dal cruise control
adattivo, che secondo me è veramente una feature interessante per, anche per una vettura di segmento B come questa, ovvero andiamo in autostrada, la vettura segue fedelmente la macchina che abbiamo davanti, mantenendo la distanza che impostate voi attraverso il tasto sul volante. Si tratta di una vettura, direi, molto più completa dal punto di vista dinamico rispetto al passato. Cambia anche per quanto riguarda la parte motoristica: rimangono i motori 2000 benzina aspirati, 121-150 cavalli, motori interessanti, stanno iniziando ad ottenere anche buoni numeri sul mercato, sono disponibili sia con la trazione integrale che con il cambio automatico, ma secondo me il motore più bello rimane sempre il turbo diesel. Prima c'era il 1500, adesso c'è il 1800, deriva questo 1800 dal precedente 1500, sempre basamento in alluminio, ma è stata aumentata la corsa e anche l'alesaggio di 3 mm e la cilindrata è salita a 1756. Rimangono 270 Nm di coppia massima, è sempre lo stesso il valore, ma viene erogato tra 1600 e 2600 giri. Ha guadagnato 100 giri di coppia massima rispetto a prima, che appunto si fermava a 2005 questo valore, ma ci sono 10 cavalli in più, per cui da 105 si passa a 115, offrendo migliori prestazioni, ma soprattutto direi che quello che è cambiato è che il motore è meno rumoroso, vibra meno, soprattutto nelle fasi di ripartenza, e soprattutto, cosa molto interessante, rispetta le omologazioni Euro 6 di Temp. Quindi di fatto si tratta di un aumento di cilindrata pensato per consentire a questa Mazda CX-3 di rispettare le normative antinquinamento. Buone le prestazioni, perché fa da 0 a 100 in 9 secondi e 9. Fa 184 all'ora di velocità massima, consuma 4,4 litri di carburante ogni 100 km, un valore direi in linea con quelle che sono le caratteristiche di un motore come questo, motore che può essere abbinato esattamente come benzina con il cambio automatico a 6 rapporti, con la trazione integrale, volendo si può avere anche solamente il cambio manuale con la sola trazione anteriore, combinazione che stiamo utilizzando in questo momento, direi con soddisfazione, perché se guidate su strada come questa, il fatto di non avere l'inerzia della trazione integrale, il fatto di non avere il peso della trazione integrale, vi permette di avere ottime prestazioni e soprattutto direi una ottima guidabilità. Questo telaio lo conoscevamo già bene, le nuove sospensioni anteriori la rendono parecchio precisa, lo vedete anche qui nella percorrenza delle curve, la vettura è molto precisa e molto stabile, devo dire che si comporta molto bene, guardate, non si muove praticamente mai lo sterzo, è davvero molto stabile, non ha bisogno di grandi correzioni, è una vettura che nonostante l'altezza da terra rimane davvero molto piacevole da guidare e molto stabile. Hanno fatto un bel lavoro per migliorare il comfort, perché il rumore del motore è molto più limitato rispetto al passato, perché vibra meno, ma anche perché all'interno dell'abitacolo si respira, tra virgolette, un'aria nuova. Aria nuova dettata dalla presenza di un nuovo schiumato all'interno del sedile, molto più comodo rispetto al passato, dall'idea di essere addirittura più avvolgente. Questo permette di vivere una vita migliore all'interno della CX-3, alla stregua appunto di quello che avviene con tutti i sistemi di sicurezza. Arriva Apple CarPlay, arriva Android Auto, e questo finalmente il Mazda Connect lo porta con sé, perché prima era veramente un sistema che iniziava ad essere antiquato, mentre adesso pum, in un botto si è aggiornato, e poi arrivano tutti gli elementi di sicurezza attiva di ultima generazione. È vero, l'Lane Assist non corregge lo sterzo in autostrada o comunque nelle fasi di guida in strada statale, ma però vi avverte dell'abbandono della carreggiata, e poi c'è appunto il controllo della distanza di sicurezza, c'è la capacità da parte della vettura di frenare autonomamente, non solo se vi taglia la strada una macchina, ma anche se non vedete il pedone. Quindi è molto migliorata anche qui da un punto di vista di sicurezza attiva. Direi che in Mazda hanno fatto un bel aggiornamento su questa CX-3, sia per quanto riguarda la parte di guida, per quanto riguarda la parte di motori, e anche la parte estetica non ne aveva molto bisogno, ma comunque si è aggiornata e direi che è diventata molto più moderna rispetto al passato. Eccoci qui, prova terminata, la nuova Mazda CX-3 si è dimostrata molto piacevole da guidare tra le curve, si è evoluta nel segno della continuità anche per quanto riguarda la motorizzazione turbo diesel, che raggiunge i valori di emissione senza ricorrere alla D-Blu, e questo è un grande traguardo tecnico che è stato raggiunto con l'aumento di cilindrata, che ha portato un po' di coppia in più, lo stesso valore ma in realtà spalmato in un range un pochino più ampio, e 10 cavalli che comunque si sentono nella guida. 21.000
470 euro prezzo di listino della versione 2000 base da 121 cavalli, si sale a 27.920 con la 4x4 1.8 turbo diesel nell'allestimento al top di gamma. 1.750 euro il cambio automatico, 900 euro il colore Crystal Red, che secondo me è davvero bellissimo. Una vettura che ha avuto un grande successo in Italia, è un piccolo fenomeno metropolitano in città come Milano, e sono sicuro che con questo restyling potrà continuare nel suo successo. Direi che con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, e ringraziarvi per tutto il tempo che passate con noi. Lo vedo dalle statistiche, siete tanti, ma soprattutto rimanete tanto tempo sui nostri video. La vita è preziosa e siamo davvero contenti che decidiate di passare alcuni momenti con noi. Grazie di tutto, ciao!